Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, qui con me c'è Simona. Ciao. Questo che vedete che sta andando, il video che vedete che sta andando sullo sfondo è Train Fever, ve lo ricordate? Se la risposta è no, in basso trovate i due link che portano uno alla versione moddata E l'altro alla e versione l'altro alla normale. versione normale che Di abbiamo fatto un anno fa più o nei meno, giorni nei passati, che giorni stiamo passati, sfondando. ma perché vi stiamo facendo vedere un video di Train Fever? Perché sta per uscire l'8 novembre Transport Transport Fever, Fever. che in pratica è il sequel fatto dalla stessa software house che è la Eurobank Games, che è stato così gentile da darci in anteprima il gioco. La prima cosa che hanno aggiunto è un tutorial con tanto di narrazione, però adesso soltanto in lingua inglese. Un'altra cosa che hanno aggiunto sono le campagne, ce ne sono due, una per l'America e una per l'Europa, ognuna con 7 missioni, quindi per un totale di 14 missioni. Come per il capitolo precedente, sarà possibile selezionare nella partita libera, ovviamente, sia l'ambientazione Europa, USA o Custom, in cui possiamo mescolare un po' le cose, che il tipo di mappa. Vabbè, possiamo vedere anche se ci sono dei DLC da poter aggiungere. Possiamo scegliere l'anno di partenza e insomma le solite opzioni. Una delle grandi novità introdotte in questo titolo è la presenza di navi e di aerei. E adesso il buon Simone vi farà vedere un esempio di un battello a vapore. Come prima cosa dobbiamo fare due porti per i passeggeri nelle due città che vogliamo collegare e ovviamente devono essere entrambe affacciate o sul fiume, come in questo caso, o sul mare, che non ho ancora visto, quindi non so se sarà presente. Ovviamente non tutto il fiume sarà navigabile, dipenderà dalla profondità. Adesso piazziamo la seconda stazione, diciamo, la colleghiamo con la strada, la stessa cosa che fare una ferrovia e ovviamente dobbiamo fare anche il deposito. Adesso un attimo che lo aggiungo, eccolo qua. Perfetto, ok, siccome abbiamo iniziato nel 1900 abbiamo un botto di navi disponibili. Ma dobbiamo prima creare la linea, ovviamente, quindi ok. Fatemi collegare le due stazioni, le due stazioni. Quello che è. Stavolta niente nomi imbarazzanti. Ok, e adesso vedete, guardate un po' che spettacolo. Dobbiamo scegliere una nave che possa trasportare passeggeri. Direi che, come già anticipato Simone, sceglieremo un battello a vapore. No, Simone, nel passato non usava la petroliera. No, non va bene. No, neanche quello. Quello di sopra. Di sopra? Più sopra? Bravissimo. Ok. E adesso, siccome collego due città che sono ancora all'inizio, non salirà su nessun cristiano. Però fidatevi che funziona. E siccome siamo nel 1900 e a quanto pare non hanno ancora inventato gli aerei, per questo episodio è tutto, vi facciamo vedere soltanto le navi. Vi ricordiamo però che lunedì, al posto di Battlezone, di cui poi manderò gli episodi rimanenti velocemente, ci sarà appunto un episodio fatto bene di 20 minuti di Train Fever, di Transport Fever, mannaggia me che mi sto sbagliando. Quindi niente, ci vediamo tra pochissimo, a lunedì. Ciao! Thank you.